persevera nella preghiera. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici. Oggi è un nuovo giorno benedetto perché i nostri orecchi possono udire il Vangelo di Gesù Cristo che ci rallegra, ci dona nuova forza e nuova speranza. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 18, 1-8. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Amen». Carissimi, Luca 18. Questo capitolo che inizia con una caratteristica della preghiera, un consiglio da parte di Gesù verso i propri discepoli, quindi verso di noi oggi. Perché molto spesso noi ci scoraggiamo nel pregare, noi ci scoraggiamo nel gridare a Dio. Vediamo che all'inizio e alla fine, soprattutto al termine di questo racconto che Gesù fa ai propri discepoli, di questa parabola, Gesù dice: «Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui?» Sta parlando dei suoi eletti, che siamo noi, cristiani, che seguiamo il Figlio di Dio, e gridano giorno e notte verso di lui. Quante volte abbiamo categorizzato la preghiera ad un rito, piccolo ritualismo da compiere entro brevi pochi minuti. Signore, la croce, pregherina, ta ta ta, Signore aiutami, finito. Oppure altre piccole pratiche. Gesù sta dicendo che gli eletti di Dio, che siamo noi, gridano giorno e notte verso di Lui. Amen. È una caratteristica della fede. È una caratteristica di coloro che hanno incontrato Cristo, che hanno fatto esperienza di Lui, che attraverso Cristo hanno conosciuto il Padre. Quindi è entrata dentro gli eletti questa relazione filiale verso Dio Padre, una fiducia tanto da condividere con Dio tutti i momenti della giornata, affidargli i momenti più difficili, ringraziarlo per i momenti più belli, chiedere un aiuto quando ci sono delle decisioni da prendere, ma soprattutto gridare al cielo, invocare il suo nome. Quando abbiamo dei muri di fronte a noi, delle difficoltà, e sentiamo che non ce la possiamo fare da soli. Oggi Gesù ci dice: coraggio, figlio mio, coraggio, fratello, coraggio, sorella, non desistere, non stancarti di pregare. E preghiera la vediamo proprio in questo atto
di fiducia, una attitudine di relazione filiale, di richiesta a Dio, piena di speranza, perché Dio può intervenire, perché Dio può salvare, perché Dio può cambiare la mia vita. Amen. Ecco la fiducia che oggi questi versetti mettono dentro di noi, nel nostro cuore. C'è la necessità di avere una relazione continua con Dio. In me, ricordo quando da molto giovane ho incontrato il Signore Gesù, l'ho sperimentato in un incontro di preghiera, ricordo che mi sono davvero affezionato a Lui, mi sono innamorato della Sua parola, l'ho seguito, non potevo più farne a meno, perché stare con Lui mi faceva stare bene, mi fa stare bene. Ecco che è importante perseverare nella preghiera e continuare a chiedere, continuare a bussare, come lo dice in questa parabola, senza stancarsi mai. Dio usa le difficoltà nella nostra vita per legarci a Lui. Ma l'obiettivo, fratelli e sorelle, della preghiera non è tanto essere liberati, non è tanto che il problema non c'è più, che io vivo bene, che io sto bene. L'obiettivo è di avere un incontro rinnovato con Dio. Amen. Perché Lui solo conosce il nostro cuore e ci dà la vera gioia, la vera felicità, la vera libertà. E il mondo questo non lo dice, anzi, preghi, si vede che sei un uomo debole. Ti rivolgi a Dio, si vede che non hai nessun altro aiuto, sei abbandonato, sei solo, credi ancora a queste cose. Noi veniamo da Lui, cari amici, e a Lui ritorniamo, e Lui è sempre con noi. Come abbiamo visto in questi giorni, il regno di Dio è in mezzo a noi. Allora accogliamo queste parole di Gesù, accogliamo la sfida di perseverare con costanza nella preghiera. Grazie Signore per la Tua parola. Grazie Signore Gesù perché oggi ci chiedi di seguirti, di amarti, di sottometterci a Te, di gridare giorno e notte a Te, Signore, temerti, metterti al primo posto sopra ogni cosa e trovare gioia nella Tua parola giorno dopo giorno. Credo che da Te viene la benedizione nella mia vita quando Ti seguo. Credo che prosperità e ricchezza accompagnano la mia casa e la Tua giustizia rimane per sempre, Signore. E Ti benedico per il dono di averti incontrato. Venga il Tuo Spirito Santo a riscaldare il mio cuore e oggi a instaurare in me una nuova relazione con Te, relazione di fiducia, di abbandono e di speranza. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi, persevera nella preghiera. Impariamo a gridare a Dio giorno e notte. Gridare cosa? Gridare grazie Signore, benedetto è il Tuo nome, io Ti lodo, io Ti benedico. Gridare aiutami Signore, salvami, intervieni nella mia vita e Dio interverrà perché è fedele e non ci deluderà. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao.